All'Hangar Bicocca di Milano, all'interno dell'evento Le Idee di Expo, è stato presentato il Parco della Biodiversità. Erano presenti il presidente di Fiera di Bologna, Duccio Campagnoli, il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, il commissario unico di Expo 2015, Giuseppe Sala, e il sottosegretario all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare, Barbara Degani. Il parco comprenderà una zona verde di 8.500 metri quadri, un teatro e due padiglioni dedicati ai temi dell'agrodiversità e dell'agricoltura biologica. È il Biodiversity Park di Expo Milano 2015, realizzato da Bologna Fiere con la collaborazione di Federbio e i Ministeri delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, che avranno una presenza fisica al suo interno. Siamo stati scelti grazie all'esperienza maturata negli anni con Sana, la fiera del biologico, ha spiegato il presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, e siamo orgogliosi di questa opportunità che ci permetterà di mettere in luce le eccellenze del nostro territorio. Centralità di Bologna, sottolineata anche dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. È importante per l'Italia, sono le sue parole, poter mostrare le ricchezze e le peculiarità del suo territorio che sono alla base del nostro cibo, così apprezzato all'estero. Tutta la biodiversità italiana, dagli Appennini a tutte le zone di eccellenza del nostro paese, e lo mostreremo a tutto il mondo, perché il nostro ambiente è quello, il nostro ambiente è un ambiente sano, è un ambiente capace di produrre un'agricoltura di qualità. E io credo che questo sia un grande volano per la crescita del nostro paese. E lo dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile. Proprio oggi, a questo straordinario incontro, Bologna Fiere diviene partner ufficiale, official partner di Expo, perché realizzeremo il grande parco della biodiversità, un grande giardino destinato a rappresentare innanzitutto le biodiversità del paesaggio italiano, dalle Alpi alle coste del Mediterraneo, alle nostre isole. E poi dentro questo grande parco realizzeremo il padiglione di presentazione del biologico italiano con le tecniche innovative che l'agricoltura biologica mette in campo e che ci colloca come Italia certamente tra i principali paesi nel mondo che sviluppano queste conoscenze e tecnologie innovative per l'agricoltura sostenibile, che sono certamente un tema decisivo per l'incontro qui all'Expo. Ci sarà nel parco anche un grande teatro, un centro della terra, così lo chiamiamo, che sarà il luogo degli incontri e delle possibilità di confronto delle esperienze delle imprese, delle università che assieme a noi realizzano questo progetto, l'Università di Milano, la Facoltà di Agraria dell'Università di Milano, dell'Università di Padova, dell'Università di Bologna, così come tutte le grandi associazioni del settore che hanno voluto dedicare il loro impegno a questo progetto. Alla Fiera di Bologna ci sono iniziative per l'Expo? Beh, noi siamo official partner di Expo innanzitutto perché realizziamo a Bologna questa manifestazione Sana, che è divenuta un po' negli ultimi anni la fiera di riferimento per il biologico italiano e ne ha accompagnato la crescita, lo sviluppo, è un settore in grande crescita. E quindi da oggi Bologna Fiere diventa anche un luogo di promozione dell'Expo. Durante questi 6 mesi organizzeremo assieme alla nostra città tante possibilità di visita all'Expo, in particolare durante il periodo di Sana in settembre. C'è un grande interesse, una grande attenzione e insomma si sente un clima già qui per il quale Expo sarà veramente una grande impresa del nostro paese.